Dipendenti CADL a braccia incrociate, non è però né uno sciopero né una manifestazione, di fatto non hanno lavoro perché qui alla sede logistica dell'azienda che si trova in zona San Marco ad Arezzo i camion per il trasporto delle merci non arrivano più e da qui non parte più lo smistamento degli alimentari verso i supermercati. Arrivano notizie che già alcuni degli store Despar nell'area fiorentina sono chiusi. Sì, noi dal 1° giugno siamo sotto contratto di solidarietà, ci avevano prospettato una ripresa anche nella programmazione sia di scarico che di spedizioni. Questo non è successo, quindi siamo arrivati, già sono da 15 giorni che teniamo le braccia in questa, quella posizione, proprio come avete inquadrato prima. Non sappiamo il nostro futuro, nessuno ci dice niente, sappiamo che ci sono tante trattative, però abbiamo visto anche la famiglia Giannetti è venuta giù in magazzino dicendo che ce l'avrebbe messa tutta per garantirci un minimo, un futuro garantito anche perlomeno per i prossimi 2 o 3 anni, però abbiamo tanta paura perché questo ad oggi non vediamo che possa realizzarsi. Quindi da venerdì si è fermato anche i trasporti, quindi noi aspettiamo il giorno, diciamo, della chiusura totale di questo cancello perché siamo veramente preoccupati. Siamo 197 persone, più sono altri 800 nei punti vendita, quindi in totale 1200 persone. Ecco, questo futuro nero, questa chiusura riguarderebbe tutti, secondo voi la preoccupazione è quella? Certo, e dopo è... dopo ripeto, sono strategie, se vendono a un gruppo, se magari punto vendita, queste non lo sappiamo. Non avete certezze in questo momento? Non abbiamo certezze, nessuno, tante chiacchiere, ma sappiamo soltanto che noi quello che abbiamo fatto, siamo andati incontro all'azienda, abbiamo accettato il contratto di solidarietà proprio con la speranza, come dicevo prima, di poter cercare di andargli incontro per far ripartire il ciclo produttivo. Questo non è avvenuto e quindi ora aspettiamo con agitazione questo momento e questa comunicazione. La sua preoccupazione? La mia preoccupazione è chiaramente per il mio posto di lavoro, sono una famiglia monoreddito, poi mi troverò molto in difficoltà. Ecco, ho sentito parlare alcuni dipendenti, danno praticamente per scontata la chiusura di questo cancello e dei supermercati, come già avvenuto nell'area fiorentina mi risulta. Sì, risulta anche a me. E qui non so, per il momento non vedo futuro. Non ci vede più.